di pubblicare. Se non è un addio, è qualcosa che ci assomiglia davvero tantissimo. Perché nella conferenza stampa di questa mattina sul piano del traffico, è vero che l'assessore alla mobilità Daniela Gerosa ha annunciato con soddisfazione l'alto numero di osservazioni già arrivate e la riapertura dei termini per presentarne altre, con tanto di nuova scadenza. 12 dicembre 2016, attraverso un contributo cartaceo direttamente portato all'ufficio relazioni col pubblico del comune negli orari di apertura, oppure una mail attraverso la casella partecipazione@comune.com.it. Un passaggio questo, che però implica un ulteriore allungamento dei tempi complessivi, che rende tecnicamente difficile e politicamente improbabile un'approvazione del piano in consiglio comunale prima delle elezioni. Il perché è presto detto. Nel 2012 si votò il 6 maggio. Se una data corrispondente venisse indicata per il voto 2017, dai 45 giorni precedenti il Consiglio Comunale potrebbe esprimersi solo per provvedimenti urgenti e improrogabili, categorie in cui il piano del traffico ovviamente non rientra. Saremmo dunque al limite di inizio marzo per l'approdo in Consiglio del documento e poi a quello di fine marzo per l'approvazione. Ma ipotizzare che l'Aula si blocchi su una materia così delicata e pericolosamente in bilico a una manciata di giorni dal voto è oggettivamente poco meno che impensabile. Lo stesso assessore non indica tempi certi per l'approvazione. È un bellissimo segnale che siano arrivati in questi mesi 55 contributi tra associazioni, enti, cittadini singoli. Vuol dire, è il segnale di una città che ha voglia di parlare, di confrontarsi, di entrare nel merito e anche forse di cambiare. Questo secondo me è il punto più interessante di questo percorso finora. Non metto limiti invece a quel che sarà nel percorso di giunta e di consiglio. Ovviamente mi pongo l'obiettivo di confezionare un piano e di presentarlo alla giunta. Non poniamo limiti. Che il piano diventi realtà o resti nel cassetto, l'assessore ha comunque fissato un punto fermo sul suo destino politico. Sulla mia campagna elettorale posso tranquillizzare tutti perché non c'è nessuna questione elettorale, poiché non c'è nessuna mia candidatura da sindaco, lo escludo nella maniera più assoluta.